Bentornati a un nuovo appuntamento con cittadini e amministratori. Oggi studio con noi per quest'ora e mezza di diretta l'onorevole Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale alla Camera dei Deputati. Bentornato. Allora, ieri si sono concluse le primarie del centro-sinistra in molte città italiane. A Roma la vittoria di Giachetti con quasi il 65%, ma lamentano la scarsa affluenza a queste primarie. Allora, dottor Mastro Rosato, onorevole, io lascerei a voi, siete politici, la parola, prego. La parola a Rampelli per fare un quadro di quella che è un po' la situazione delle candidature, no? Dal centro-destra al centro-sinistra, perché forse c'è molto da dire, no? Dunque, intanto io vorrei fare l'in bocca al lupo a Roberto Giachetti, perché penso che nella politica del tempo che verrà bisogna abituarsi ad essere avversari, ma anche a rispettarsi. Quindi Roberto Giachetti è una persona che viene da lontano, che ha fatto un percorso importante, ha vinto queste elezioni primarie e spero che ci sia una bella campagna elettorale, senza esclusione di colpi, ma tutti sopra la cintura. Detto questo, vorrei buttare la palla subito sulla presidenza del Consiglio dei Ministri, e cioè su Matteo Renzi, perché queste elezioni primarie il Partito Democratico è stato costretto a farle alla sua maniera, insomma, noi le definiamo alla matriciana, senza nessuna offesa per Amatrice, che è una bellissima cittadina che offre la tradizione dei bucatini famosi, ma sempre la matriciana sono, e il centrodestra, qualora si decidesse a fare le primarie o qualcosa che vagamente gli somiglino, comunque è costretto a farlo sempre alla matriciana, mentre il Presidente del Consiglio Renzi, così affezionato alle elezioni primarie, tant'è da riuscire da utilizzarle come trampolino di lancio quando ha fatto la riforma elettorale, il famoso Italicum, ma anche le riforme costituzionali appena licenziate, avrebbe potuto inserire una volta per tutte le elezioni primarie, cioè normarle per legge, in modo tale che i cittadini siano garantiti. Siete d'accordo nel fare una normativa che come dire, codifichi, no, come si devono sviluppare? Non solo noi siamo d'accordo, noi abbiamo presentato le nostre proposte affinché nel dibattito parlamentare potesse essere approvato questo meccanismo che prevede che i cittadini comunque scelgono i vari candidati prima dei partiti. Soprattutto quando ci sono le liste bloccate, se non c'è un passaggio preliminare attraverso le primarie, certo, significa che poche persone, un manipolo di oligarchi, si chiudono in una stanza e stabiliscono le liste. Però mi permetti un'osservazione, voi avete un alleato che è Berlusconi, che è esattamente invece contrario assolutamente a ogni tipo di primarie, quindi mi sarà a convincere un po' pure lui. Intanto le riforme, la riforma elettorale, la riforma costituzionale avrebbero consentito, a parte Berlusconi, che comunque non aveva la maggioranza, un'approvazione da questo punto di vista. Quindi se il Partito Democratico crede nelle primarie, avrebbe già potuto realizzarle mettendole in un provvedimento legislativo, senza appunto dover fare i conti con nessuno, neanche con Forza Italia, che effettivamente mantiene questa riserva, il che è del tutto legittimo, perché il mondo è bello perché vario, ognuno la pensa come crede. Noi comunque nel tavolo nazionale, da subito, quando abbiamo iniziato a parlare di elezioni amministrative, di questa tornata di giugno, abbiamo proposto le primarie per scegliere i primi cittadini nelle città che vanno al voto, e abbiamo avuto ovviamente un prevedibile diniego da parte di Berlusconi, ma un imprevedibile diniego da parte di Salvini. Questo bisogna che i telespettatori lo sappiano, perché altrimenti non si capisce nulla. Quindi e poi noi non siamo entrati alla matriciana con questa fatta Salvini, perché quelle non saprei come definirle. Peggio ancora, neanche la matriciana, la gricia. Mancava anche il pomodoro. Diciamo che sarebbe effettivamente utile fare delle elezioni primarie per consentire ai cittadini di avere maggiore potere, però ci viene anche il sospetto, e non era soltanto l'antologia, la ricostruzione di tanti episodi chiacchierati, il voto degli albanesi, il voto dei cinesi a Napoli, almeno nella scorsa edizione si era fatto riferimento esplicito a un'interferenza da parte di poteri criminali e via discorrendo. Quando ci sono le elezioni primarie normate per legge, non ce n'è per nessuno, cioè sono di fatto delle elezioni politiche, ci sono i presidenti di seggio, ci sono i vicepresidenti, gli scrutatori, i rappresentanti di lista,
i luoghi fisici, le scuole, piuttosto che i centri anziani dove si può andare a esprimere il voto, e quindi non c'è, se qualcuno vuole imbrogliare, per carità, si imbroglia anche nelle elezioni politiche, quindi figurarsi se non lo si possa fare. Però diciamo che c'è un controllo sicuramente diverso e sono più credibili. Comporterebbe anche una riforma rispetto a quello che dice la Costituzione per quanto riguarda i partiti, proprio la configurazione dei partiti. La proposta delle elezioni primarie si lega al fatto che i partiti non funzionano, perché quando i partiti erano degli organi democratici che avevano i propri comitati, gli esecutivi, le assemblee, le convocavano, eccetera, tutto sommato il dibattito era comunque previsto e magari le liste venivano approvate alla fine di questo dibattito e c'era stato un confronto, quindi c'era anche una camera di compensazione, le liste o i candidati sindaci o i candidati presidenti di regione e via discorrendo. Il problema si è posto in particolare dalla Seconda Repubblica in poi, quando ha preso il sopravvento questa sorta di leaderismo sfrenato, cosiddetto plebiscitario, che da un lato sicuramente ha dato degli effetti positivi, perché nella Prima Repubblica spesso non si capiva niente, non si decideva niente, c'erano tempi incompatibili con la velocità della società, però pur imprimendo questa velocità ha penalizzato eccessivamente la partecipazione. Queste due cose devono stare insieme: velocità, leadership, ma anche partecipazione democratica. Ma perché la democrazia si fonda sulla partecipazione leaderistica. Ha poi portato alla, al Porcellum e al Mattarellum, o è il contrario? Scusa, all'Italicum? Dunque, non c'è molta uno differenza. È figlio dell'altro, probabilmente. Esatto, non c'è, sono tentativi di dare, fare piccole correzioni a un meccanismo che parte dal cosiddetto Mattarellum, che prevedeva i collegi uninominali maggioritari. Ecco, lì c'erano magari due o tre al massimo candidati che si battevano per conquistare il seggio, quindi per vincere e prevalere sugli altri, però la domanda è: ma chi li sceglieva? Quei tre nomi, perché quei tre e non quindi altri 33? Quindi ripropone ancora una volta il discorso delle primarie come elemento di democrazia interna. Più il sistema elettorale va nella direzione del maggioritario o maggioritario uninominale, cioè più ci certo. sono i nomi, tanto per dirlo con parole semplici, se no chi ci ascolta non è detto che possa capire, più i nomi sono già stampati sulla scheda, più è necessario che i cittadini, prima che vengano stampati, dicano ci sia questa partecipazione. Io vorrei che ci fosse questa persona o quest'altra persona, altrimenti significa che tutto è nelle mani degli oligarchi. Certo, ascoltiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, io sono molto contenta di vedere Rampelli in televisione, che non è che viene molto spesso, non viene mai sempre, perché io l'ho conosciuto 20 anni fa, quindi la immagina davanti al crovino. Però io quando hanno detto di Roma per sindaco, l'unica persona che ho chiesto subito, ho detto ma perché non si presenta Rampelli, che è una persona molto onesta e pulita e ha sempre lavorato bene, anche Storace, mi dica la verità, anche Storace, perché quando ha fatto il presidente della regione è stata una persona molto molto brava, soltanto c'è solo un difetto di voi della destra, e che non denunciate le cose che fa la sinistra, come non andare in piazza, come hanno fatto loro tanti anni fa, che si mettono davanti al Parlamento, contro Berlusconi, contro di tutto, tutti quanti, proprio in piazza la mattina e la sera, si inventavano di tutto. Voi purtroppo vi fate passare tutto e non avete questa cosa di far sapere alle persone tutto quello che succede dentro al Campidoglio, oppure alla provincia, alla regione. Voi forse è questo che non fate, non denunciate tutte queste cose che succedono sia alla regione che al comune, anche poi alla provincia, perché anche non ci sta più, perché io penso che i sbagli ne sono stati anche fatti, chi ci rimette sempre la popolazione, la gente che non sa più come che pesci prendere. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, signora onorevole, vuole rispondere subito. Intanto ovviamente la ringrazio per i complimenti e un po' meno per i rimproveri. Però ovviamente sono benvenuti, perché ci offrono la possibilità anche di dialogare e di rispondere. Noi veramente facciamo tante manifestazioni, praticamente non passa una settimana che non c'è un'iniziativa, un sit-in, come si chiama oggi, un flash mob, piuttosto che una manifestazione, un evento di denuncia, interrogazioni parlamentari, question time in diretta televisiva. Siamo molto molto attivi, soprattutto come Fratelli d'Italia. Magari nell'ambito del centrodestra ci sono partiti che hanno caratteristiche diverse, quindi insomma
non si può certo rimproverare a Fratelli d'Italia di non essere presente. Il punto qual è? Perché la signora ha ragione, cioè non si percepisce, però un conto è fare e non avere la percezione, un conto è non fare. Noi facciamo, ma non diamo questa percezione perché il circuito mediatico è tendenzialmente monopolizzato dalla sinistra. Io lo dico con grande serenità, non è che voglio qui aprire un panegirico, ci mancherebbe altro, è una constatazione. Quindi quando la sinistra vuole creare delle montature, delle campagne, delle mobilitazioni le più forsennate, le più furiose, le più dure, talvolta addirittura con episodi al confine con la violenza, perché ci sono i centri sociali, il black bloc, che insomma diciamo che collochiamo geograficamente all'estrema sinistra per semplicità, sono comunque parte integrante di questo tentativo di distruggere tutto e di dimenticarsi che comunque bisogna avere anche un minimo di senso delle istituzioni e dello Stato e di rispetto per i cittadini. Quindi questo è quello che ci manca. Non abbiamo la possibilità che ha la sinistra di far diventare anche una semplice mobilitazione. Ecco, per esempio, anche i gazebo fatti a Roma oggi stavano su tutte le prime pagine dei giornali. Per carità, è importante che si consultino i cittadini, però mi domando, ma è possibile che quella sera Repubblica, cioè quegli organi di informazione che in qualche modo possono essere per metafora paragonati al New York Times piuttosto che alle Figaro, aprano con le primarie del Partito Democratico fatte nel modo che abbiamo appena commentato poco fa, quindi senza nessuna evidenza scientifica e nessuna trasparenza, organizzate in casa propria, quindi a uso domestico di Matteo Renzi e dei suoi accoliti, eppure tutti i principali giornali aprono esattamente oggi con le primarie del Partito Democratico. Quindi c'è questo sbilanciamento. Non è vero che noi siamo fermi e non facciamo le nostre manifestazioni, è purtroppo vero che le nostre manifestazioni, le nostre proteste, il nostro attacco al governo, il nostro attacco alla sinistra non riesce ad avere una giusta cassa di risonanza, e questo è un problema di democrazia. Noi, per quello che ci riguarda, invitiamo spesso Di Priamo, Vera e Mollicone, e quindi prendiamo impegno di fronte a tutti che durante questa campagna elettorale il nostro amico che è qui presente ritornerà, e magari insieme alla capolista. Ovviamente al netto della comunicazione privata, sì, che segue altre logiche, altri meccanismi. Per quello che ci riguarda, la nostra parte. Certo, no? Assolutamente. Altra telefonata, pronto? Pronto in onda, prego. Caduta la linea. Allora, vogliamo parlare un pochino di Roma, no? La presentazione dei programmi, perché adesso siamo stati tutti quanti presi dalle candidature. Le candidature sono fatte oramai, no? Nel centrodestra, nel centrosinistra. Credo che anche al di là di quello che si vorrà dire di questa ultima posizione di Berlusconi sull'adesione alla candidatura di Bertolaso, la composizione per quello che riguarda i grandi partiti è fatta. Il centrosinistra c'ha il suo, Marchini per quello che rappresenta non rinuncerà alla campagna elettorale, 5 Stelle, e Bertolaso per quanto riguarda Fratelli d'Italia e Forza Italia, e credo alla fine anche la Lega, insomma, mi permetto di dire. Passiamo alla fase dei programmi. Io ho individuato questo tipo di emergenze per quanto riguarda Roma, magari ne discutiamo una per volta. Partiamo da quella più visibile, che poi in qualche maniera richiama anche altri aspetti che riguardano il decoro, la monnezza a Roma. Com'è possibile che questa città possa entrare in una visione di normalità per quanto riguarda la politica dei rifiuti? Ricordo che peraltro Rampelli nell'area del centrodestra rappresenta l'area ecologista, no? Quindi c'è molta sensibilità da questo punto di vista. Ne vado orgoglioso, devo dire, perché carità, comunque certo, è una caratteristica che viene dal nostro movimento giovanile, quindi è ben radicata e strutturata dentro al pensiero della destra italiana. La domanda è ghiotta, quindi insomma volentieri la possiamo tentare di sviluppare, fermo restando che tutto ciò che sta intorno al circuito della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti negli ultimi decenni ha intrapreso delle strade assurde, quindi comunque per andare a regime ci vorrà del tempo, chiunque vinca le elezioni ci vorrà del tempo. Però io penso che tutto debba partire dalla capacità e possibilità per uno statista, per un sindaco, di fissare un obiettivo strategico. Se non c'è l'obiettivo strategico, tutto quello che si fa in mezzo rischia di evaporare. L'obiettivo strategico deve essere quello di mettere in testa a ogni cittadino che i rifiuti non sono cose da buttare via, ma sono materia prima. Sono materia prima. Noi come ci liberiamo di una lattina, di una bottiglia di plastica?
del nostro rifiuto umido, della carta, dobbiamo immaginare di aver aperto una specie di coperchio nel quale troviamo le materie prime, la carta, la plastica, l'alluminio. Quindi non c'è una ragione al mondo per cui non ci si possa preoccupare di costruire la filiera per riusare. Noi ci ispiriamo al modello San Francisco, che nessuno conosceva prima che lo portassimo noi come destra italiana nel dibattito nostrano. Il modello San Francisco prevede l'obiettivo del 100% di riuso dei materiali che vengono gettati, che è una cosa magica, straordinaria. Adesso San Francisco sta già intorno all'80%, riuscirà a raggiungere l'obiettivo che loro hanno giustamente definito rifiuti zero entro il 2020. Una cosa eccezionale. Penso che Roma, e anche ovviamente altre città, ma ora parliamo di Roma, debba orientarsi in questa direzione. Il fatto è che quel grande esperto che è venuto da San Francisco anche a Roma sembrava che avesse lasciato qualche insegnamento, ma che non è stato accolto poi da chi ha gestito l'AMA. Beh, diciamo che secondo me non dobbiamo sempre farci del male. Roma, tra le grandi città, è quella che ha la maggiore percentuale di raccolta differenziata. Quindi comunque siamo molto cresciuti in questi anni. Certo, il porta a porta, che è l'unico metodo, cioè la raccolta spinta dei rifiuti, l'unico metodo efficace, va condiviso con i cittadini, perché altrimenti per i cittadini è da un lato una scocciatura, da un altro lato un disturbo, perché comunque ci sono i cattivi odori, bisogna rendersi disponibili in alcune fasce orarie, quindi bisogna molto lavorare sul piano organizzativo. Però l'importante, ripeto, è avere l'obiettivo strategico. Il pianeta non è infinito. Il pianeta non è infinito, noi abbiamo il dovere di lasciare a chi verrà dopo di noi almeno quello che i nostri nonni, i nostri padri hanno dato a noi, perché sennò non si viene a capo di questa faccenda. E quindi, siccome non è infinito, i rifiuti che produciamo dobbiamo rimetterli, e questo non si può fare soltanto con il Comune di Roma, va fatto anche in collaborazione con lo Stato italiano, perché che cosa fanno a San Francisco? A San Francisco vietano la produzione di materiali, per esempio gli imballaggi, che vengono fatti con oggetti non riutilizzabili. E quindi anche lo Stato deve fare la sua parte, il governo deve provvedere con una legge, piano piano, per eliminare quei materiali che non sono riutilizzabili. E quindi da un lato con la raccolta differenziata, dall'altro con la costruzione della filiera per fare in modo che quello che si differenzia effettivamente venga riutilizzato, dall'altro con la legislazione ad hoc, si può fare un grandissimo lavoro che dà occupazione, perché sviluppa molta occupazione, dà decoro alla città, perché un altro problema parallelo, a prescindere dal metodo che si utilizza per raccogliere e smaltire, è che la città è in disordine, e in modo particolare è in disordine perché è disordinata la raccolta dei rifiuti. Quindi insomma bisogna stimolare il personale, e si possono fare i quattrini pure. Abbiamo due telefonate, proseguiamo subito dopo. Pronto? Pronto in onda, prego. Gentile onorevole, io le devo fare una piccola confessione. Nel mondo c'è un piccolo paese che si chiama Monte Carlo. Molti anni fa, io per lavoro dovevo andarci anche abbastanza spesso, e c'era in mezzo alla città il termovalorizzatore, non so come si chiama, un termovalorizzatore si chiama, e lì andava tutto benissimo. Lei adesso mi dice delle cose magnifiche di San Francisco, solo che San Francisco è un po' più piccola di Roma come ampiezza di città. Ad ogni modo ci adatteremo a quello che lei dice. Adesso però le devo dire una cosa per me molto più importante. Siccome non vogliamo fare la stessa fine dei gazebo della Lega, per favore dateci indirizzi e tutto per i prossimi gazebo, che sono obbligati da questi pazzi che vanno a votare così. Perché per votare per me ci vorrebbe la tessera di partito, come d'altra parte in un modo un po' più elegante è in America. Perché votare così, e adesso per esempio io potrei andare a votare per il gazebo dei comunisti solo per dargli fastidio. Non le sembra che una votazione fatta in quel modo, io ci volevo andare
solo che però a quelli di Piazza Mazzini eccetera mi conoscono e sanno che non la penso come loro. Grazie onorevole, ma dateci le notizie per andare a votare. Grazie, grazie. Andiamo a lei. Altra telefonata, poi diamo il commento. Pronto? È in onda, pronto? Prego. Sì, l'ascoltiamo. Pronto? Buonasera. A lei. Buonasera, Matteo Rosato. Buonasera. A lei e anche all'architetto Rampelli. Salve. Ascoltiamo. Rampelli, io sono, ero il segretario di Beccarini, il dentista. Sì. Stavo per Minerva dietro a lei a prendere la prima candidatura per la regione. Si ricorda? Oddio, non sia indiscreto. Di destra. Bene, faccio la domanda ad Rampelli. Allora, siccome io sono a capo, ecco, la domanda è questa qua. Dottor Rampelli, è la prima volta che la vedo e posso comunicare con lei. Mi sa dare un numero telefonico per poterla rinclacciare? Va bene. Va bene, grazie. Senta, ascolti, facciamo il contrario. Lei alla fine della trasmissione lascia il suo telefono al centralino e noi lo diamo a Rampelli. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. A lei. Sono Ornella del Villaggio Olimpico. Sì. Onorevole Rampelli, le volevo chiedere, molta onestà però mi deve rispondere, e molta sincerità, lasciando da parte la politica. Ma voi, cioè, questo candidato di Berlusconi, Berto Aso, non mi riesce nemmeno a dirlo perché sono arrabbiata. Ci credete davvero che lo appoggiate davvero con convinzione? Ma non c'era niente di meglio da parte di noi di destra, perché io mi definisco una persona di destra da sempre, ho 70 anni ormai, quindi... Ma possibile che non c'era niente di meglio? Bene, grazie signora. Prendiamo un'altra telefonata, poi facciamo rispondere all'onorevole tutto insieme. Pronto? 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 Prego, buongiorno. Buongiorno Fabrizio, buongiorno la signorina, non mi ricordo. Sara, sì. E all'onorevole Rampelli. Salve. Dunque, io sono Pino, io condivido in pieno quello che ha detto il dottor Rampelli. Però non è che le responsabilità, diciamo, della raccolta dei rifiuti può essere scaricata soltanto sull'educazione dei cittadini, che pure è importante. Io credo che bisogna rivedere tutto il piano nazionale dei rifiuti. La prima cosa, in Italia per smaltire una tonnellata di rifiuti, portarla in discarica costa intorno ai 15 euro. Norvegia, Belgio, Svezia, per portare una tonnellata di rifiuti costa 80 euro, proprio per creare un deterrente e incentivare il cittadino a fare la raccolta differenziata. La seconda questione è, non è che noi dobbiamo pensare soltanto al riciclo, che pure è una cosa importante, ma dare anche un'occhiata alla grande distribuzione, che è causa per il 40% dell'emissione dei rifiuti riciclabili e non, e vedere un po' se si può fare qualcosa, perché io già l'ho detto, a piena fettina di 80 grammi ci trovi il contenitore di polistirolo e la pellicola trasparente. Sarebbe il caso di rivedere queste questioni qui e mettersi un attimo in fila davanti alla macelleria, ti fa dare la fettina sulla carta che si usava una volta, in barba se necessario anche alle disposizioni europee, che stanno a cercare tante cose che poi è la produzione dei rifiuti quando si fanno questi tipi di ragionamenti. Ecco, io, come dire, le darei queste indicazioni proprio come candidato sindaco, a rivedere una questione non in termini locali, che non risolverà mai, ma in termini nazionali. Siccome lei, prima di diventare sindaco, io glielo auguro, non è candidato sindaco Rampelli, almeno se non ci stanno ripensamenti, comunque, come suggerimento da dare al candidato sindaco.
Vabbè, come parlamentare, inviterei a fare, come dire, una proposta di legge, un ordine del giorno, qualcosa affinché queste questioni vengano risolte a livello nazionale, altrimenti non ne usciamo fuori. Grazie a tutti. Grazie. Allora, prendiamo un'altra telefonata, poi le risposte veramente stavolta, perché sennò si assommano troppo. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Sì, a lei buongiorno. Una domanda all'onorevole Rampelli. Prego. Aspettiamo. Sì, scusi. Onorevole Rampelli, intanto la saluto, mi fa molto piacere vederla. Io ho partecipato e partecipo comunque sempre, come diceva la signora, insomma, al contrario di quello che diceva, io ho visto parecchie manifestazioni dove voi insomma vi fate sentire. Però volevo dire, giustamente come l'altra signora prima, che ma perché del gruppo vostro, che ormai siete anche diventati anche maturi, che so, io capisco adesso magari il momento della Meloni che io adoro, perché non avete messo un candidato vostro? Una persona fresca del gruppo vostro, perché ormai siete, Fratelli d'Italia è importante pure, no? Sempre legati a suo Berlusconi, che vabbè, fa parte e ci abbiamo un po' creduto un po' tutti, però voglio dire, una persona fresca, cioè abbiate pure il coraggio di pure che farlo, no? Che suo Bertolaso è stata una persona bravissima, ha fatto il lavoro suo, ma ha fatto il lavoro suo. Qui c'è bisogno, perché la gente si è sposta su 5 Stelle, proprio perché sono facce sconosciute, cioè uno crede che comunque c'è la possibilità veramente di un cambiamento. Tutto qua. Grazie. Allora facciamo rispondere a Rampelli, diciamo le telefonate un attimino in attesa. Prego. Allora cominciamo dalla seconda perché è quella più facile, diciamo così. Intanto vorrei ringraziare il telespettatore perché ha fatto delle osservazioni pertinenti. Che io condivido in blocco, quindi mi faccio carico di presentare o una mozione che è più facile che passi o una proposta di legge, possiamo farle entrambe, ma la mozione è più facile che possa essere esaminata dal Parlamento, per la proposta di legge ci sono tempi più lunghi, proprio per intervenire sull'abuso di contenitori non riciclabili che di fatto interrompono qualunque buona intenzione nel ciclo dei rifiuti per spingere sul riuso. Poi volevo ovviamente anche precisare che il riuso è una prospettiva verso la quale si deve andare, ma fino a che non sarà possibile arrivare a un totale riuso, riciclo dei materiali che noi siamo abituati a gettare, è ovvio che ci debba essere una chiusura del ciclo, diciamo così, di diverso tipo. Però un conto è puntare sui cosiddetti inceneritori o termovalorizzatori a seconda delle tifoserie, ogni tifoseria li chiama come crede e ritiene opportuno. Altro conto è appunto mettere l'inceneritore alla chiusura del ciclo. Se tu fai come politica quella della distruzione presunta del rifiuto, intanto per cominciare dobbiamo ricordarci che la materia non si distrugge, si trasforma, certo, ma non si distrugge. Quindi quello che noi mettiamo dentro al forno di un inceneritore si trasforma in, chiamiamola diossina per capirci, comunque in micro nanoparticelle che sono nocive per l'atmosfera e quindi anche per la salute dell'uomo. Piaccia o meno questo è, poi potranno essere più o meno nocive, ma comunque sono nocive. Quindi un conto è farle alla chiusura del ciclo perché ancora non siamo al 100% di riuso e altro conto è fare la politica degli inceneritori che si nutrono dei rifiuti e quindi certo, è una politica incompatibile con quella che va nella direzione del riuso. Detto questo, non voglio diciamo così fuggire alle domande su Bertolaso. Intanto Bertolaso non è il candidato di Berlusconi, questo io lo vorrei dire perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Questo tavolo con Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini che si riunisce ormai da qualche mese ha precisato di non voler far prevalere lo spirito di fazione e quindi ogni partito presentando il proprio candidato sindaco nelle varie città avrebbe potuto lottizzare tra virgolette, ma si è messo alla ricerca delle persone più spendibili, più competenti, più quotate, più adatte a garantire che cosa? Il buon governo del territorio e delle città, il buon governo, perché per noi il biglietto da visita, la carta d'identità in vista delle elezioni politiche è esattamente quella, sì, di vincere le elezioni, ma anche di dare un messaggio di credibilità. Bertolaso
sicuramente una persona che ha avuto rapporti con Berlusconi, ma quel tavolo, Berlusconi, Salvini, Meloni, lo accolse come una proposta buona, anche Salvini lo giudicò positivamente. Dopo tant'è, Bologna, il discorso doveva essere chiuso da questo punto di vista. Tant'è che c'è stata addirittura una lettera sottoscritta da Meloni, Berlusconi e Salvini, indirizzata a Bertolaso per chiedergli, quando aveva avuto un problema familiare, per chiedergli di rivedere, di forzare di un pochino, sì, esatto, di riflettere e di sciogliere positivamente la riserva. Adesso, siccome noi siamo un po' vittime della propaganda della sinistra, mo questo signor Bertolaso sembra diventato una specie di demonio, no? È quello che hanno fatto a Berlusconi in questa circostanza, nei 7 giorni, 10 giorni di dibattito che c'è stato sulla persona, elevato all'ennesima potenza, perché tutto si è concentrato lì. Voglio ricordare che Bertolaso, questo signor Bertolaso, è stato vicepresidente dell'UNICEF, ha diritto di cittadinanza all'ONU, cosa che nessun candidato sindaco o sindaco ha mai avuto, è una persona di profilo internazionale, oltretutto con una sensibilità sociale importante, perché da medico gratuitamente va a prestare la propria opera professionale nei paesi disagiati, in particolare in Africa. Quindi penso che sia anche importante questo messaggio. Si è occupato di emergenze e ha salvato migliaia e migliaia di persone. È vero che poi Berlusconi lo ha cercato, ma lui non era neanche, diciamo così, persona che politicamente militasse in qualche partito in particolare. Era un tecnico, un organizzatore, e penso che Roma oggi stia in emergenza sul traffico, sui rifiuti, sulle buche, sul decoro, sulla criminalità. È proprio la città che tipicamente oggi possiamo definire in emergenza. E quindi noi abbiamo immaginato che una persona che tecnicamente, anche da capo della protezione civile, aveva avuto a che fare sempre con le emergenze, quindi una persona molto operativa, un uomo del fare, fosse il profilo giusto per Roma. Quindi questo è il ragionamento che abbiamo fatto. Non è che abbiamo detto a Berlusconi che per favore ci dai un nome, che noi non ce l'abbiamo. Non è stata così, anzi, vorrei ricordare che noi come Fratelli d'Italia siamo stati disponibili anche sulla candidatura di Giorgia Meloni. Poi, come sapete, la qualcosa peraltro è stata penosamente commentata da alcuni personaggi assurdi della sinistra italiana. Come sapete, Giorgia è in gravidanza, ha 39 anni, quindi penso che lei e il suo medico abbiano anche qualche preoccupazione su portare avanti questa gravidanza, soprattutto se dovesse corrispondere con una campagna elettorale. La campagna elettorale, i cittadini telespettatori non lo sanno, ma è una roba senza sosta, si dorme 2-3 ore a notte, si va dappertutto, è uno stress assoluto, e soprattutto poi quando ti capita di fare il sindaco hai una creatura nei 5 anni in cui devi governare che sta nella sua fase più critica, da 1 a 5 anni. Quindi questa è la ragione per la quale Giorgia Meloni, invece di fare le panzate, le sbruffonate a cui spesso la politica italiana ci ha abituati per emergere in maniera ambiziosa, ha detto più prudentemente: io darò la mia mano, perché questa è la mia città, abito in questa città e quindi la sento e la amo, sarò a disposizione sia del candidato sindaco del centrodestra e successivamente del sindaco di centrodestra, ma non è il caso che io faccia questa campagna elettorale in prima persona. Quindi penso che siano stati fatti tutti i ragionamenti possibili e bisogna un po' rivedere le posizioni maturate su Guido Bertolaso, che è una brava persona, una persona molto competente, che semmai può avere un difetto, è quello di non riuscire ancora a masticare politica, perché le prime uscite che ha fatte le ha fatte in maniera ingenua. Non è che lui abbia detto io voto Rutelli, ha detto che con Rutelli aveva avuto un rapporto professionale, esattamente nel giubileo del 2000, un altro evento mondiale che ha gestito Bertolaso, che bene, e che è andato anche bene, così come ha detto di aver avuto dei rapporti con Giachetti, perché Giachetti era il capo gabinetto di quel sindaco. E poi sui Nomadi ha precisato 10.000 volte quale fosse il suo pensiero. Non è che ha mai pensato che i Nomadi fossero vessati, questo non l'ha mai detto, nessuno lo può pensare, neanche la sinistra dice una corbelleria più di questo tipo. Si riferiva ai bambini che vengono sfruttati, che vengono mandati a chiedere l'elemosina, che non vengono scolarizzati, che vengono mandati a fare i borseggi oppure il rovistaggio, e ha detto che questi bambini Nomadi sono vessati e andrebbe tolta la patria potestà immediatamente
immediatamente, modificando e rendendo più stringente la normativa nazionale per quelle famiglie nomadi che si comportano in questa maniera contro le creature. Per la verità, abbiamo detto anche in questa trasmissione che non vediamo come una famiglia non nomade che avesse quel comportamento, genitore gli viene tolta la patria potestà, non si capisce perché non viene fatta anche nei confronti di persone che comunque siano vivono in questo paese. Ma noi intanto facciamo gli auguri a Giorgia Meloni come mamma, siccome sarà capolista credo della lista di Fratelli d'Italia. Se Rampelli ce la porta qui, saremmo ben lieti di ospitare la nostra trasmissione. Andiamo con due telefonate. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, dottore. Io vorrei passare a un argomento direi tragico. Non perché mi piacciono le cose tragiche. Noi sappiamo che due ragazzi hanno massacrato un ragazzo, l'hanno ammazzato qui a Roma, per vedere l'effetto che faceva. Ora io dico, noi la pena di morte non ce l'abbiamo, ma questi casi la meriterebbero, eh. E poi praticamente spero che gli danno l'ergastolo e buttano le chiavi, perché non si può accettare una cosa del genere, perché in Italia non era mai successo un fatto del genere. Io sono molto attento al costume, a tutte le cose praticamente sociali, ma un fatto del genere era mai successo, che mi ricordo io. Beh, quindi non lo so se stiamo andando verso dove andiamo, questa società che cosa cerca, cosa vogliono questi giovani, che i giovani non sono poi questi signori, che 30 anni, io a 30 anni avevo due figli, quindi praticamente non lo so, questi non sanno cosa fare, dove sbattersi la testa, la sbattessero al muro, te li farebbe più bene. La ringrazio. Grazie, grazie a lei. Pronto, l'altra telefonata. Pronto? Sì, prego. Rampelli? È lei, prego. Sono io, eh? Sì, è lei, sicuramente. Senta, lei. Sono Rampelli? Sì, mi sento, sì. Sì. Ieri seguivo in televisione Renzi dal canale 5. Sì, al canale 5 si parlava di tasse, lui non mette tasse, lui ha ridotto le tasse, tutto qua. Questa mattina io e altri amici siamo andati a prendere la pensione. Io ho trovato 27 euro in meno sulla pensione. Sono andato all'Inps di Ostia dicendo perché è successo questo e mi hanno dato una spiegazione. Sia il comune e sia la regione hanno tolto i soldi ai pensionati. Allora la pensione è pure un diritto acquisito, invece questo signore con le sue bugie porta via i soldi alla povera gente. Non lo so se ne avete parlato a livello di Parlamento, se siete stati tutti d'accordo, perché io domani vado a Piazza Montecitorio. Mi metto lì davanti, quando passa qualcuno del governo mi deve dare delle spiegazioni, perché hanno toccato un mio diritto, non solo il mio, ma da tutti i pensionati italiani. È una cosa vergognosa. I soldi sulla pensione non si vedono, aumenti sulla pensione. Togliono i soldi sulla pensione, ma che stiamo facendo qui? A me a fine dell'anno sono 400 euro, mica una fregnaccia, sono 400 euro. Va bene, vediamo di far rispondere Rampelli. Allora, questo signore deve smettere di dire le bugie. Questo vive di bugie continue. Questo credo che non lo dobbiamo dire a Rampelli. Forse Rampelli che lo dirà nell'aula del Parlamento. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo parlare, non per scadere nella solita retorica di a chi più a chi meno, delle politiche sociali rivolte agli invalidi civili. Sì. Dunque, io sono 9 anni che vengo seguita dal CIM, ho un'invalidità del 78% e percepisco una pensione di 289 euro al mese.
Naturalmente devo pagare anche alcuni farmaci che fanno parte della terapia. In 9 anni che io sono andata dalla mia assistente sociale, non ho mai, dico mai, ricevuto un bonus che fosse un... Anzi, una volta che me l'hanno dato, che mi era stato accettato, mi hanno detto che non c'erano più i soldi. Io non voglio fare, voglio dire, polemiche nei confronti, migranti, però ci siamo anche noi. Giustissimo, prego Rampelli. Allora, per quello che attiene la vicenda tristissima del ragazzo ucciso, mi pare ieri. Siamo tutti costernati e siamo tutti attoniti, quindi ha fatto bene il telespettatore a ricordarci che ci sono, non dico pezzi di città, perché il fenomeno comunque è diffuso, il fenomeno della delinquenza, il fenomeno del degrado sociale, non ovviamente quello di questi omicidi, fortunatamente, ma comunque questi fenomeni collaterali sono diffusi in tutta la città, quindi non è che c'è una zona in particolare dove non si possa mettere piede, perché sennò chissà cosa accade. Va detto che, se non ho capito male, se non ho letto male la notizia, c'è stato un festino, con quantità industriali di droga, e questo ci aiuta a ricordare che la diffusione di sostanze stupefacenti a Roma, soprattutto tra i giovani e giovanissimi, è un fatto inquietante, e qui anche coloro i quali tentano di minimizzare, mi riferisco ovviamente alla sinistra, commettono un gravissimo errore, soprattutto quando cercano di smarcare le cosiddette droghe leggere, mi riferisco alla cannabis, da quelle che vengono definite droghe pesanti, perché gli attuali spinelli, come quelli che ci si faceva, io non me li sono mai fatti, l'ho preciso, scanso di equivoci, non so se sia un bene o un male, comunque insomma è un dato di fatto, è una notizia. Ma nel 68 questi spinelli erano pressoché innocui, diciamo così. Quelli attuali hanno un principio attivo che è devastante per le cellule cerebrali. E quindi chi parla di droghe leggere quando si riferisce alla cannabis e alla marijuana è un irresponsabile, perché queste sostanze di fatto procurano danni permanenti al cervello. Quindi una istituzione che si rispetti dovrebbe fare una campagna per promuovere il vitalismo, per promuovere l'adrenalina, per promuovere il romanticismo, l'emotività, l'amore, tutte le droghe, tra virgolette, le chiamiamo tali, naturali e positive, di cui deve fare uso qualunque cittadino, in modo particolare devono fare uso i giovani. Mentre, ahimè, siamo nell'epoca nella quale si cerca di abbassare la guardia, di depenalizzare, di non condannare, non fare campagne di prevenzione per evitare che questo fenomeno si diffonda ulteriormente. Sappiamo che nelle scuole, soprattutto le canne, praticamente colpiscono la maggioranza dei nostri ragazzi. Per quello che riguarda le tasse, sono perfettamente d'accordo, figurarsi, Renzi è davvero un Pinocchio, non so come riesca a trovare il coraggio per poter dire di aver abbassato la pressione fiscale. È il solito meccanismo per il quale in alcuni casi, ma non in tutti, perché le tasse sono aumentate anche a livello nazionale, si vanno ad eliminare delle tasse per scaricare sui comuni e sulle regioni, quindi sugli enti di prossimità, il fastidio di doverle incrementare, perché i servizi comunque hanno un costo, e quindi se lo Stato non trasferisce le risorse alle regioni e ai comuni, significa che le regioni e i comuni devono aumentare le loro tasse per poter avere le risorse per gestire questi servizi. Quindi diciamo che non ci sono state politiche fiscali da parte del governo in questi anni tese ad abbassare la pressione fiscale, a rivoluzionare il sistema del fisco come Renzi ci aveva promesso. Per esempio Fratelli d'Italia è portatore della proposta del cosiddetto contrasto di interessi, o del cosiddetto scaricatutto, per dirla in parole ancora più semplici, che preveda di fatto l'interesse da parte del cittadino a farsi sempre fare lo scontrino fiscale, la ricevuta fiscale, in modo tale da potersela appunto scalare dalle tasse, esattamente secondo il modello statunitense, che comunque funziona e consente di colpire l'evasione fiscale. Poi questo governo ha di fatto perdonato la grande evasione fiscale, lo ha fatto in maniera sistematica già dal governo Letta e poi è proseguita con Renzi. Tanto per fare degli esempi, le banche italiane hanno evaso il fisco per 5 miliardi di euro
e hanno patteggiato con lo Stato dandogliene soltanto uno. Quindi di fatto i 4/5 dell'importo che avrebbero dovuto elargire e quindi dare allo Stato è stato abbonato. Io voglio capire, sapere quando mai un artigiano, un commerciante, un imprenditore, una famiglia, un cittadino si è trovato in una situazione analoga e lo Stato, la qualcosa sarebbe stata giustificata perché lo Stato dovrebbe aiutare i cittadini più deboli e più fragili, gli ha teso una mano e gli ha detto ti faccio lo sconto dei 4/5 su quello che mi dai. No, questo accade soltanto per le banche, per i giochi d'azzardo, per il grande circuito della criminalità organizzata che comunque ha i meccanismi di incasso abbastanza codificati e sarebbe facilissimo cercare di intercettare la grande evasione. Parliamo di miliardi di euro, quindi su chi evade per miliardi di euro c'è un atteggiamento comprensivo e disponibile. Il cittadino invece che non ce la fa arrivare alla fine del mese, te magari deve mandare, te vengono a sequestrare la macchina oppure te costringono a chiudere l'azienda. Ultima questione, quella delle pensioni di invalidità, i 280 euro mese che ci denunciava la cittadina che ci ha chiamato, che sono davvero una cifra che possiamo definire, senza che la signora si offenda, una elemosina, e soprattutto è inqualificabile che il governo riconosca a un immigrato, perché comunque sono cose che vanno dette con chiarezza, senza protezione internazionale, già dal primo giorno in cui mette piede in Italia, 35/37 per i bambini, 70 euro al giorno, quindi fino a dai 900 ai oltre 1000 euro di riconoscimento economico per le spese che deve affrontare qui a casa nostra, e invece gli italiani pensionati, gli italiani fragili da un punto di vista economico e sociale, non arrivano neanche a un terzo di questa cifra. Quindi evidentemente c'è uno strabismo, probabilmente che si incastra con il circuito degli interessi che ruotano intorno alle cooperative bianche e rosse che gestiscono il fenomeno dell'accoglienza verso gli immigrati. C'è uno strabismo che premia paradossalmente chi viene dal di fuori dei confini nazionali e penalizza coloro i quali di fatto attraverso i nonni e i padri hanno costruito il sistema del welfare. Quindi è assurdo, ma è così. Due telefonate, sì. Pronto? Pronto? Pronto, buon pomeriggio. A lei, prego signora. E allora Rampelli, tutto quello che ha detto hai ragione, ti dico perché. Perché Renzi può sopportare nati 2 anni e ha messo che i giochi d'azzardo e tutto il resto, i pensionati, leva i soldi, ma i pensionati giovani sono aumentati a giocare e a fare cose d'azzardo, perché ci pagano le tasse, chi ci paga. Però lui sta cosa, questa è nato a fa. E i ragazzi giovani sta rovinando anche con l'anfetamina, che io la prendevo per dimagrire, che dà proprio in testa, fa male. E però il commercio c'è tra i medici e chi la prepara, e c'hai ragione tu. Seconda cosa, voglio sapere chi vince, che tanto vincerete voi, no? E chi ha fatto i bandi 2 anni fa, li ricontrollano, perché chi ha fatto i bandi deve anche lavorare, no? Però è tutto bloccato, come mai questa storia dei terreni, cosi? Capito? I bandi di concorso probabilmente per le varie attività, la signora credo che si riferisca anche ad alcuni bandi che riguardano la messa in gara di territori da riutilizzare per l'agricoltura, dove sono stati poi problemi, insomma, perché secondo me va spesso ho connesso le due cose. Pronto? Pronto? Come prima cosa chiedo scusa a lei, dottor. Credo scusa a lei, dottor Mastro Rosato, di riintervenire. Ah, no, prego, ma prego. Mi sento in dovere di farlo. Prego. Grazie onorevole. Lei mi ha ben convinto sul mio errore dell'inceneritore di Monte Carlo, e poi dice cose assolutamente di mio assoluto piacere, perciò la ringrazio molto, la ringrazio sinceramente. Mi scusi, dottor Mastro Rosato. Ma lei è un ospite graditissimo. L'altra telefonata, pronto?
Pronto? Buonasera, sono Umberto, buonasera. Oh, Umberto, salve. Faccio una premessa, Fabio Rampelli è una persona che anche se viene chiamato da un solo cittadino si presenta, non è come tante altre persone o altri personaggi che prima si informano se nel territorio ci sono parecchie persone. Questo l'ho constatato personalmente in zona Porta Portese quando venne qualche anno fa. Comunque, bando a questo, io mi rivolgo principalmente, scusami Fabio Rampelli, mi rivolgo un po' al popolo della destra. Io non sono di destra, anzi, provengo proprio come concezione, sono un vecchio socialdemocratico, perciò, però io ho sempre rispettato quando c'era da votare per la Polverini, quando c'era per Alemanno, ho fatto le campagne insieme, per Storace. Eppure non sono di destra, e allora bisogna ricordarci che dobbiamo far parte di una coalizione, e la coalizione, perché se no da solo la destra, parliamoci chiari, è un po' difficile che possa vincere un personaggio. Io non credo che partendo da solo Storace possa arrivare a compimento, perché non gliela fa. Ecco, allora mi rivolgo più che altro agli uomini che stanno telefonando della destra. Ricordiamoci che si può vincere solamente in coalizione, altrimenti non arriviamo in porto, perché è una battaglia molto difficile e Roma è difficile. Grazie, tante belle cose. Grazie a te. Un'altra, pronto? 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 Prego. Pronto, buonasera, dottor Mastrolatato. Buonasera. Senta, mi scusi. Ma io quando ho sentito il signore del massacro del ragazzo, no? Dice che non era mai successo, forse perché erano femmine, erano donne le ragazze del Circeo. Grazie tante, mi scusi. Prego, prego. Guardi, lo commentavamo sottovoce con Rampelli mentre andava la telefonata del telespettatore. E allora, visto che ci sono state telefonate di complimenti, ritorniamo al programma, no? E io ho fatto, dicevo, un elenco di quelle che io reputo le emergenze, può darsi che poi mi sbaglio, ci siano altre e quelle che dico io non lo siano. Abbiamo detto prima i rifiuti, l'altra questione è il trasporto. Trasporto visto peraltro non soltanto come mobilità, ma anche come visione della città, quindi anche dal punto di vista urbanistico. Guardi, il tema del trasporto mi fa venire in mente un altro tema, quindi non voglio eludere la sua domanda, però penso che siano davvero interconnessi, che è il tema dei poteri speciali per Roma, perché Roma è una città, la più grande città per estensione territoriale d'Europa, dell'intera Europa, e ci sono delle zone che non potranno mai un utile al trasporto pubblico municipalizzato. L'ATAC, quando arriva a Borgata Finocchio piuttosto che a Castel di Guido, ci rimette, ma lo deve fare perché deve portare un servizio primario. Siamo quasi arrivati a Frascati. Siamo quasi arrivati, esattamente. Castel di Guido sta a Cesano, è quasi il lago di Martignano, di Terbo. Quindi io penso che di questa enorme dimensione lo Stato italiano deve farsi carico. Roma è l'unica grande capitale europea che non ha uno status giuridico particolare, tranne le cose che vengono scritte in Costituzione o se fanno le leggi che poi nessuno applica perché mancano i decreti attuativi e via discorrendo. Tant'è che io ho proposto a tutti i candidati sindaci, quando saranno tutti, quando magari arriverà Bertolaso, si affianca a Giachetti, c'è la Raggi, andassero, se sono seri, questo è il mio appello, andassero da Renzi e gli dicessero, prima di azzuffarsi in campagna elettorale e prima di azzuffarsi in consiglio comunale quando uno sta in maggioranza e l'altro sta in opposizione, andassero da Renzi e gli chiedessero immediatamente di provvedere al riconoscimento dello status giuridico di Roma e alla sua applicazione. Roma deve essere o un distretto federale o una città-regione, deve avere poteri straordinari e deve poter disporre della sanità piuttosto che del trasporto pubblico, piuttosto che di una parte della sicurezza, piuttosto che dei beni culturali che quando vengono utilizzati come nel caso del Colosseo e producono 51 milioni di euro l'anno di biglietti venduti, Roma non vede neanche un euro di quei 51 milioni perché vanno tutti alla sovrintendenza. Quindi così non si può andare da nessuna parte, rischia davvero di essere ingovernabile Roma per questi problemi, e il trasporto pubblico è proprio sintomatico. Io penso che lì bisogna metterci la testa, bisogna anche fare un ragionamento senza pregiudizi ideologici da parte di tutte le forze politiche, bisogna capire se
sarà possibile, se qualcuno sarà magari disponibile dei privati a entrare in partnership con il Comune di Roma per gestire una parte del suo trasporto pubblico, fermo restando che la maggioranza comunque deve essere pubblica perché i servizi sono pubblici, quindi non bisogna snaturare questo servizio. Però si potrebbe cominciare a articolare, già qualcun altro l'ha fatto in passato, un ragionamento di questo tipo che comunque consenta al privato di avere voce in capitolo sulla gestione con la proprietà pubblica, perché questo è il meccanismo. La proprietà in alcuni beni, abbiamo parlato prima dei beni culturali, deve sempre essere pubblica, ma sulla gestione i privati spesso sono più bravi. Quindi cerchiamo di unire le forze, pubblico e privato, con la garanzia dei lavoratori, la loro ovviamente motivazione, perché il coefficiente motivazionale è importantissimo. Anzi, saluto e ringrazio tutti i lavoratori dell'ADAC che sono sottoposti a turni infernali e spesso sono assolutamente carenti di protezione, sono di fatto esposti a qualunque delinquente, a qualunque prepotente, a qualunque persona. E addirittura c'è la necessità di come dire, fare dei bandi per gli autisti, perché c'è una carenza che mette paura da questo punto di vista della pianta organica. C'è tanta gente per bene che lavora non soltanto in ATAC, nella pubblica amministrazione, certo. A Roma spesso si getta il bambino con l'acqua sporca e si fanno delle generalizzazioni che in quanto tali sono inaccettabili. Se il sindaco riesce a motivare questo esercito di dipendenti pubblici, già sarebbe una cosa importantissima, perché la città cambierebbe dal giorno alla notte come un pedalino. Vi faccio una domanda e poi mi rispondi dopo la telefonata. Nella prime dispute di programma della campagna elettorale, a proposito della mobilità, c'è stato il candidato che dice: io vorrei il prolungamento della B, altri dicono vogliamo fare la C così come era stata prevista nella sua prima visione quando è partito il primo cantiere. E poi che cosa ne pensi sulla ipotesi che è stata già paventata della privatizzazione della Roma Lido? Pronto? 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 Prego, buongiorno. Pronto, buonasera, Mastro Rosato. Buonasera. Buonasera all'onorevole Rampelli, che ritengo una persona molto onesta. Anche se non la conosco personalmente, la seguo sempre nei dibattiti che farai uno al telegiornale, mi sembra che sta a parlare abbastanza gradevolmente, insomma, abbastanza bene. Grazie. Io volevo fare una domanda molto seria, onorevole Rampelli. Lei penso che ha girato, io ci sono mezzo mondo, però purtroppo oggi sono operaio ospedalizzato e sono disoccupato. Se lei ha visto Dublino, l'Europa dovrebbe essere unita, no? Dublino, la Gran Bretagna, Londra, Vienna e tutti i paesi che fanno parte della comunità europea. In Irlanda, a Dublino, c'è il reddito minimo garantito, che sono 750 euro al mese per un disoccupato. Ascolti bene, per cortesia. E anche a Londra, infatti c'è gente che sta per strada, non lavora e prende il reddito. Io sono d'accordo con lei quando dice Renzi è Pinocchio, perché non è un Pinocchio, è un farabutto buciato. Calma, calma. Tutti i commenti nell'ambito, come no, dire... No, no, io ti faccio parlare quanto vuoi, però usiamo i termini che possono essere, come dire, accettati da tutti, va bene? Prego, prego, dai, senza problemi. Allora, una persona che dice al telegiornale non possiamo fare l'elemosina per gli italiani, mi sembra una presa in giro. Vorrei capire da lei, onorevole Rampelli, che proposte avete voi del partito, che io stimo molto la Meloni perché è romana. Magari Bertolaso no, mi deve scusare perché non lo conosco abbastanza bene, ma Giorgia Meloni è romana, mi dispiace pure che non diventerà sindaco. Vorrei capire il reddito, voi che proposte ci avete, perché un disoccupato mi deve spiegare lei italiano con che campa si è disoccupato. Grazie e buonasera. Grazie a te. Un'altra ancora ce l'abbiamo, sì. Pronto? È caduta, prego. Allora, da dove partiamo? Non mi ricordo neanche bene con precisione. Partiamo dall'ultima, perché quella me la ricordo. E poi facciamo l'emergenza lavoro, che è veramente una tragedia di questo paese. Quindi. Allora, nessuno penso possa essere contrario al sostegno per i disoccupati, per le persone indigenti. Intanto le persone indigenti hanno già un sostegno, ovviamente, questo è bene sottolinearlo. Ora sul reddito di cittadinanza il dibattito che si è sviluppato tra le forze politiche
e che ci sta portando comunque lontano, perché c'è il rischio dell'inconcludenza, è quanto possa essere utile riconoscere questo reddito di cittadinanza e quindi far sentire quasi mortificata la persona che lo riceve e posizionata in una sorta di area di parcheggio, e quanto invece non possa essere più proficuo un meccanismo virtuoso che preveda la possibilità anche di un'elargizione, ma un'elargizione che venga orientata alla costruzione di un lavoro. Quindi non c'è una specie di no ideologico nei confronti di reddito cittadinanza, ma c'è il desiderio di trasformarlo in qualcosa di utile e di attivo nel tempo per la persona che lo riceve. Questa almeno è la proposta di Fratelli d'Italia. Ecco, una piccola parentesi, così rimaniamo in argomento. Eliminazione dell'articolo 18 e riforma del lavoro, chiamiamola così, tra virgolette, veramente ha portato ad aumentare i posti di lavoro in questo paese in questo anno? Questo è sempre quello che dice Renzi, insomma, tra una slide e l'altra gorgheggia alla luna, e non è così, perché la maggior parte dei posti di lavoro che sono stati creati e che vengono totalizzati dal governo come se fossero appunto un successo del governo stesso, sono trasformazioni di vecchi contratti. Quindi non nuovi posti di lavoro. Esatto, ma non sono nuovi posti di lavoro. Allo Stato le cose stanno così. Poi c'è chi dice che comunque si arriverà anche a un'implementazione dei posti di lavoro, però in questa fase abbiamo soltanto una trasformazione di vecchi posti già esistenti. E questo comunque è ampiamente certificato dai dati Istat e dai dati dei centri studi delle principali organizzazioni di categoria. C'è ancora qualche altra risposta prima che prendiamo altre telefonate? Mi pare di no. Va bene, nel frattempo ne prendiamo una. Pronto? 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 Buongiorno. Pronto, buon pomeriggio. A lei, prego. Ecco, dunque, do atto all'onorevole Rampelli di essere una persona sicuramente equilibrata, che ha anche un garbo rispetto alla polemica quasi in tutto, rispetto alla polemica politica, che si dovrebbe sicuramente estendere. Quindi di questo gli do atto. Però una persona che, per esempio, su un discorso di ecologia, sul quale mi trovo parecchio d'accordo, riesce ad avere uno sguardo ampio, come fa ad accontentarsi quando parla di Bertolaso, degli slogan di Berlusconi, e non guarda, per esempio, cose concrete? Cosa è successo nella prima fase di ricostruzione dell'Aquila, quando Bertolaso era sicuramente il deus ex machina di tutto, e cosa è successo in quella cosa orrenda della città nuova voluta da Berlusconi tramite Bertolaso e che sta cadendo a pezzi, con soldi buttati per fare una cosa orrenda dal punto di vista ecologico, appunto, orrenda dal punto di vista storico, per cui sono stati buttati soldi a fare cose che hanno impedito la ricostruzione del centro storico dell'Aquila, perché i soldi sono stati buttati in quelle belle case adesso tutte pericolanti. Le New Town, come si chiama? Santo Dio, qua si parla di città, e Bertolaso sarebbe chiamato a rimettere a posto la città più grande e più importante d'Italia, e con questo precedente e i soldi che sono stati buttati alla Maddalena, ce lo ricordiamo, e sempre Bertolaso è stato quello che aveva in mano la possibilità, e l'ha fatto, di fare grandi costruzioni in occasione anche a Roma di eventi politici, no? Di eventi sportivi tra fine 900 e inizi 2000, rimasti spesso cattedrali nel deserto, e lì lo zampino di Bertolaso c'è. Ecco, queste sono cose concrete. Altro che uomo, sì, certo che del fare, ma del fare anche questa roba. Poi invece, se noi lo vediamo dal punto di vista assistenziale, magari è uno che dal punto di vista assistenziale, io, questa è una cosa stimabile, va in Africa a fare il medico, benissimo, magari forse sarebbe proprio una strada da seguire, ecco. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa,
lei che è appunto così sensibile ai temi universali dell'ecologia, perché sono universali, come fa a non essere sensibile ai temi, al tema altrettanto universale del movimento di popoli dovuto alla grande differenza di modi di vivere oltre che alle guerre? Come fa a non pensarci? Ecco. Allora, noi diamo tempo a Rampelli di rispondere, quindi abbiamo uno spottino pubblicitario di un minuto e quindi la signora non se ne va ad ascolterà le risposte di Rampelli dopo lo spot pubblicitario. Fiore tra i fiori, sboccia nel cuore dell'Appia antica la florovivaistica del Lazio, non solo verde ma anche profumi, aromi e sapori. Venite a trovarci in via Appia antica 172. Allora, torniamo in studio per la risposta molto argomentata riguardo alla domanda che ha fatto l'ultima delle spettatrici. Sì, è un trattato di politologia, però insomma cerchiamo di abbreviare. Vorrei dirle, signora, con grande serenità, cerchiamo di capirci. Prima del terremoto dell'Aquila si ricorda com'è che vivono trattati gli eventi sismici? Si ricorda i terremotati dov'è che venivano stipati? Se andava bene c'erano delle baracche, se andava male c'erano delle tendopoli. Quindi non possiamo sempre buttare il bambino con l'acqua sporca. Quel governo, attraverso Bertolaso, che era il braccio esecutivo, perché non è che l'idea è venuta a Bertolaso, né Bertolaso è stato il progettista delle New Town, né è stato l'esecutore. Quindi se ci sono stati, diciamo così, se ci sono state delle responsabilità, è bene andarla a cercare su chi ha commesso altro genere di errore. Ma quel governo ha tentato di dire, consapevole del fatto che la ricostruzione del centro storico dell'Aquila sarebbe stata molto, ma molto complicata, per ragioni evidenti, insomma, ancora oggi lo è, e quindi si sarebbe nel tempo allungata a dismisura, i terremotati sarebbero stati all'addiaccio che per chissà quanto tempo, magari esattamente per il tempo che sono stati nelle stesse condizioni i terremotati dell'Umbria piuttosto che quelli della Sicilia, ha stabilito una diversa linea, un diverso approccio, ha immaginato di poter dare delle case dignitose in tempi rapidi e magari una persona normale, non corrosa dall'ideologia e dallo stile di fazione, avrebbe dovuto e potuto dire a Cipicchia in 6 mesi siamo riusciti a dare delle case, ancorché temporanee, invece che baracche ai cittadini terremotati. Invece, siccome siamo un popolo che spesso si lamenta a prescindere, abbiamo cominciato a sparare addosso alla Croce Rossa, sempre per utilizzare un gergo a noi noto. Penso che se poi quelle case sono state realizzate male, bisogna prenderselo con gli appaltatori, che evidentemente hanno utilizzato poco cemento oppure poco ferro, hanno cercato di fare i soliti affari all'italiana. Non è che accade soltanto con il terremoto dell'Aquila, purtroppo in ogni angolo di questo paese ci sono opere pubbliche realizzate pessimamente da imprese che per pagare il pizzo risparmiano
praticamente sui materiali, non è che è successo solo all'Aquila. Quindi io penso che l'idea fosse un'idea invece geniale, anche rispettosa da un punto di vista ambientale. Mi dispiace, ma pure da ecologista non la penso come lei, perché quelle non erano certamente case di edilizia intensiva che oscuravano il paesaggio, erano abitazioni a basso impatto ambientale, a edilizia estensiva e quindi perfettamente compatibili con il panorama e il paesaggio di quella regione. Quindi la penso in maniera diversa, fermo restando che ovviamente sull'esecuzione dovremmo andare più in profondità. Anche la Maddalena, attenzione, il G8 si doveva fare alla Maddalena, quindi tutte le opere erano state lì collocate per ospitare il G8. Poi c'è stato il terremoto all'Aquila, il tragico terremoto all'Aquila, e quindi si è immaginato di distogliere le risorse dalla Maddalena e di stornarle sull'Aquila, perché non siamo, soprattutto negli ultimi periodi, un paese cosiddetto ricco, che possa definirsi ricco, e quindi si è deciso di abbandonare quegli investimenti, e purtroppo le opere, anche mi dicono ben realizzate o comunque avveniristiche, che sono state costruite alla Maddalena, stanno lì in attesa che qualcuno lo utilizzi in qualche maniera, ma per soccorrere dei cittadini italiani in difficoltà e per mettere, diciamo così, l'occhio di bue sulla città dell'Aquila al cospetto di personalità importanti della politica mondiale. Ricordo che dell'Aquila hanno parlato Barack Obama, presidente degli Stati Uniti d'America, e hanno anche elargito dei finanziamenti per la ricostruzione di alcuni pezzi del centro storico, piuttosto che la stessa Angela Merkel, piuttosto che, mi sembra all'epoca fosse Sarkozy, il presidente della Repubblica Francese. Quindi è stato un tentativo di dare un segno diverso rispetto alle modalità inaccettabili con le quali erano stati gestiti i precedenti eventi sismici. Il movimento dei popoli, attenzione, perché qui non si può fare demagogia, io non la faccio demagogia, però nessuno può permettersi di fare demagogia sulla disperazione. È vero che ci sono dei flussi migratori mostruosi, collegati in particolare alla instabilità del Nord Africa e agli eventi bellici, soprattutto quelli che riguardano la Siria. Però un conto è assistere i profughi, e i profughi, quando sono veramente tali, cioè quando scappano dalle guerre, sono formati da una famiglia completa. C'è un padre, una madre, dei figli e magari dei nonni che cercano di fuggire ai bombardamenti. Quando ti trovi soprattutto uomini in età tra i 25 e i 35 anni, quello non è un fenomeno che si possa definire di richiesta di asilo politico. Non sono persone che fuggono dalla guerra, perché se così fossero andrebbero presi e spediti a calci nel sedere a casa loro, perché se un uomo in quella fascia d'età lascia la moglie e i figli in Africa sotto i bombardamenti, io sinceramente mi rifiuto anche di definirlo uomo, non credo che sia un uomo. Quindi bisogna fare una distinzione chiara tra chi deve avere la protezione internazionale, ha diritto alla protezione internazionale, e chi invece cerca rifugio in Occidente per problemi di carattere economico. Perché? Perché non abbiamo la possibilità, la capienza per assistere i milioni, le decine di milioni di persone che vogliono, attraverso la porta dell'Italia e la porta dell'Europa, venire in Occidente per stare meglio e per magari cercare di aspirare a quelle immagini televisive che vengono proiettate attraverso i satelliti e le parabole anche nei paesi, tra virgolette, in via di sviluppo, nei paesi poveri. Noi abbiamo proposto, perché non facciamo soltanto chiacchiere, dei centri di raccolta dati fatti con gli accordi bilaterali nel Nord Africa, nei paesi del Nord Africa, in modo tale che si possa conoscere a monte chi ha diritto alla protezione internazionale e poi con ordine trasferirlo in tutti i paesi firmatari delle convenzioni internazionali per la protezione di chi fugge dalle guerre, quindi per i profughi. È una cosa che si dovrebbe cominciare a prendere in considerazione, perché voglio ricordare, e concludo, che tutti coloro i quali sotto il ricatto dei trafficanti di uomini, sotto il ricatto degli scafisti, adesso non si parla più di scafisti perché la stagione è una stagione fredda, quando arriveremo a giugno e luglio ricominceranno anche gli sbarchi, dobbiamo ricordarci che buona parte di quelle persone muoiono. Non è vero che si fa la solidarietà. La solidarietà che cosa prevede? Prevede che intanto ti salvo la vita. Innanzitutto ti devo salvare la vita. E il modo più efficace per salvare la vita è quella di non far partire
le imbarcazioni, di fermarle e riportarle indietro, non è quello di farle venire qui, perché sono decine di migliaia le persone, spesso anche bambini, che sono finiti in fondo al mar Mediterraneo, che si è trasformato nella più grande fossa comune della storia contemporanea. Quindi attenzione a non fare demagogia. Se vogliamo salvare le vite umane, le persone devono rimanere lì e noi dobbiamo fare selezione per portare a casa nostra, ovunque, in Svizzera, in Germania, in Norvegia, in Svezia, in quota parte, coloro i quali hanno diritto alla protezione internazionale perché perseguitati o perché fuggono dalle guerre. L'altra telefonata, pronto? Pronto? Prego, pronto? Buongiorno. La sentiamo. Buonasera. Prego, il signore ha ragione che noi non dobbiamo fare tante chiacchiere e tutto quanto, che loro vengono qui, lei c'ha ragione, a me, io quando vedo quei bambini a me mi stringe il cuore. Però noi che fine facciamo? Io pure non riesco a mettere da mangiare sul tavolo e a me non mi guarda nessuno. Io questa mattina sono andata all'ufficio dell'impiego perché c'era un bando per le cose protette. Siccome mio marito è segnato alla legge 68 e il modello match, io mi sono capicollata e sono andata all'ufficio per fare la domanda. Quando sono arrivata là, sai che qual erano le cose protette? Gli extracomunitari, chi è uscito dalla carcere, queste qui erano le cose, chi aveva 4 figli, io invece a 58 anni devo morire perché mio marito ancora non può prendere la pensione, lui non poteva fare la domanda, però c'erano tutti gli extracomunitari, sono lista protetta, io che protezione ho? C'ha ragione quel signore che ha chiamato prima, che ha parlato male dei renti. Mi scusi, ma sono usato, no, no, ma io ne avrei detto ancora peggio. Signora, allora precisiamo. Certo, dobbiamo rispettare la sua tradizione. Ascolti, ascolti, io non me la prendo con nessuno che usa terminologie corrette. Poi le critiche possono essere più feroci. Io mi sono soffermato sull'espressione che non era adeguata al tipo di trasmissione che noi facciamo da tanti anni e non c'è mai l'insulto. La critica poi era più feroce possibile. Come vede, nel pieno della libertà delle idee, delle espressioni che uno può usare, quindi certo. questo era, insomma. Va bene, grazie. Allora ritorniamo all'elenco delle esigenze. La terza che ho individuato è quella dell'emergenza abitativa a Roma. C'è un fabbisogno di case per quanto riguarda soprattutto i ceti più deboli che sta diventando drammatica, no? Le nuove povertà si sono aggiunte a questo tipo di fabbisogno. Ecco, com'è possibile riuscire a dare risposte da questo punto di vista e poi dire però non bisogna consumare ulteriore territorio, poi magari vediamo che nella edilizia privata questo tipo di attenzione non c'è. Ma anche qui la destra italiana ha una ricetta che è innovativa, cominciamo a sentire parlare anche qualcuno da sinistra della cosiddetta sostituzione edilizia, cioè si può non consumare territorio e contemporaneamente sviluppare urbanisticamente il settore dell'edilizia attraverso la demolizione e ricostruzione, attraverso la densificazione, attraverso quegli aspetti di diciamo così, di quei quartieri di città diffusa che non sono ancora completi e che si possono completare, magari completandoli si possono realizzare i servizi che mancano, le fogne, l'illuminazione pubblica, le strade, i parcheggi, gli asili nido e quant'altro. Quindi si può innescare un circuito virtuoso di economia che riesce anche a sopperire da un punto di vista della realizzazione dei servizi. Quello che non si può fare è continuare a realizzare dei mastodonti di edilizia, l'edilizia intensiva, che di fatto hanno soltanto finalità speculative, perché questa è la storia. Chi fa questo mestiere ormai si è indirizzato verso l'immobiliarismo speculativo, che ha a che fare con il rapporto con le banche chiedono delle garanzie, in garanzia gli dai degli edifici vuoti che non vendi, anche perché non si possono vendere, non fosse altro per i prezzi che hanno, e quindi si costruisce per il gusto di costruire e di avere delle credenziali che possano consentire a un istituto di credito di finanziarti. Ma questo meccanismo sta portando intanto la città al collasso, secondariamente non sta rispondendo alla necessità di edilizia sociale. Quindi io penso che questo aspetto qui si possa affrontare di petto, insieme a un altro che io ho definito quello della microchirurgia urbana, perché se facciamo la sostituzione edilizia possiamo toglierci lo schiribizzo anche di vedere trasformata Torbella Monaca piuttosto che Corviale. Se facciamo la microchirurgia urbana significa che diamo al singolo cittadino,
alla singola impresa artigiana la possibilità magari di completare un manufatto edilizio che è smozzicato, che ha gli intonaci ancora non realizzati da quando, perché magari era stato costruito abusivamente, eccetera. Quindi un semplice cittadino può realizzare un piano, due piani, rimettere in ordine un pezzo di quartiere e magari diventare proprietario di un appartamento, il che significa anche aumentare e migliorare il proprio tenore sociale, passare di categoria tra virgolette, quindi avere anche qualcosa da dare in garanzia se il proprio figlio vuole aprire una tabaccheria piuttosto che un esercizio commerciale. Quindi penso che ci possano essere tante idee che vanno nella direzione dell'utenza, ma per andare nella direzione della domanda che è stata posta fin qui, bisogna evitare di rispondere invece ai poteri forti, che hanno un altro desiderio, che è il desiderio speculativo di continuare a espandere una città che invece è arrivata al suo limite invalicabile e che deve guardare dentro se stessa e deve riqualificare, ristrutturare, recuperare urbanisticamente quello che esiste, completare, densificare, demolire, ricostruire. Non deve realizzare altri mostri, perché quei mostri sono tutti vuoti, andiamoli a guardare, perché sono sotto gli occhi di tutti, vengono realizzati e dentro non ci sta nessuno. Altra telefonata, pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Dottore, mi perdoni, io voglio precisare che non è che mi è sfuggito, c'è stato un certo Rizzi che ha ammazzato madre e figlia, ci sono state altre cose, ma questo fatto è unico, perché questi l'hanno fatto per vedere l'effetto che faceva. Vabbè, d'accordo, grazie della precisazione. Andiamo a un'altra domanda che forse in qualche maniera devo farla per prima, perché ho letto un'intervista del subcommissario al bilancio dell'attuale gestione del Campidoglio, il quale ha detto o c'è qualche cosa che muta oppure entro il 2018 il Comune di Roma non avrà più denaro sufficiente per gestire la macchina. Ecco, chi si candida a governare invece la città di Roma, quindi il candidato sindaco, deve fare i conti con una realtà finanziaria che è quella che abbiamo appena detto. Allora, nell'elenco delle priorità, per non cadere nel solito errore che in campagna elettorale si fanno programmi elefantiaci e poi non si riesce a portare a casa nulla, delle priorità rispetto alle quali il candidato sindaco che voi appoggiate dice: ecco, io nei primi due anni questi sono i punti che credo bisogna, come dire, mettere di fronte a tutto il resto, perché i quattrini in casa sono quelli che sono. Allora, intanto ricordo, per completare la sua premessa, che Roma ha allo Stato 14 miliardi di euro di debito. Appunto. Ed è un debito crescente, quindi significa che è il sistema che non va. E per mettere in ordine il sistema torno alla soluzione del conferimento dei cosiddetti poteri speciali, perché Roma è tre volte capitale: è capitale d'Italia, è capitale della cristianità, è capitale del Mediterraneo. E quindi non è possibile che abbia gli stessi poteri di qualunque altro comune italiano. Quindi se non sblocchiamo questo meccanismo è difficile che a Roma si possa chiedere di attivare un circuito virtuoso, di sviluppare economicamente il proprio territorio, di incoraggiare, sostenere, affiancare le proprie imprese per creare ricchezza, per creare occupazione e quindi per creare anche introiti per le proprie casse attraverso il pagamento delle varie tasse. Quindi non è un modo di eludere la domanda, ma è un modo semmai di rendere seria la domanda, sia nella parte che ho ascoltato e sia nella risposta finale. Poi un'altra cosa che farei, poi ovviamente ci saranno i candidati sindaci che vanno interpellati, per ora io parlo, non dico a titolo personale, ma comunque a nome di Fratelli d'Italia. Io non venderei l'ACEA, non privatizzerei l'ACEA, voglio ricordare, anzi... voglio ringraziare i consiglieri comunali, cinque consiglieri comunali che diciamo così poi sarebbero diventati di Fratelli d'Italia, che hanno impedito la privatizzazione ulteriore dell'ACEA. L'ACEA, se non vado errato, è in condizione di staccare una cedola di 400 milioni di euro l'anno per i cittadini e questo consente di non andare a incrementare le tasse. Quindi è fondamentale semmai aiutare la CEA e ovviamente anche gli azionisti privati a sviluppare la CEA, a ottimizzarla, a renderla più efficace, più efficiente,
a fare business, perché no, aumentando ancora questa già considerevole quota di introiti e di reddito, perché se la CEA si sviluppa, essendo una delle più grandi aziende che esistano in Italia, in particolare nel centro-sud, penso che il cittadino italiano ne possa beneficiare. Poi bisogna mettere le mani sulle altre aziende. È uno scandalo che l'AMA sia in deficit, perché in tutti i paesi industrializzati chi gestisce, lo diciamo prima, il ciclo dei rifiuti fa business. E quindi dobbiamo metterci nelle condizioni di far fruttare l'AMA e di far in modo sostanziale quasi accostare l'AMA in termini di eccellenza economica alla CEA e non averla invece come peso e come spesa fissa. Poi invece ci saranno quelle aziende che difficilmente produrranno un utile. Abbiamo parlato già dell'ATAC e del trasporto pubblico, perché comunque per definizione e per statuto sono aziende che devono portare i servizi e difficilmente potranno avere degli utili, anzi non ce l'avranno mai. Lo Stato dovrà sempre incoraggiare, sostenere, trasferire risorse, però un conto è trasferire una quota parte di risorse, un conto è doverne trasferire sempre di più perché il management è fallace. Quindi penso che questo è quello che possiamo dire così in prima battuta, immaginando i primi mesi di un governo della capitale per tentare di porre rimedio al problema del debito. Mi rendo conto che è un problema quasi insormontabile per le dimensioni che ha preso, però voglio anche ricordare che Roma è una grande città che ha delle eccellenze nel campo dell'economia e quindi queste eccellenze possono essere messe a frutto. Con una visione ampia della città ci si può riuscire. Abbiamo 3 minuti, credo c'è un altro grande tema che riguarda il vivere di Roma ed è il decoro della città. Dentro questo termine credo che ci possiamo mettere tantissime cose, no? Non ultimo quello anche della macchina amministrativa, di Mafia Capitale, di come viviamo anche la sporcizia delle strade della nostra città. È uno degli altri grandi elementi che dovrà affrontare il sindaco di Roma. Assolutamente, e ognuno deve fare la sua parte. Faccio un esempio che rende, penso, bene l'idea, perché uno pensa sempre che i problemi siano collocati altrove e spesso invece i problemi esistono e ce li ha in carico lo Stato, ovvero ce li hanno in carico le istituzioni che comunque afferiscono allo Stato. Questa mania dei graffiti, ora in qualche maniera andrebbe comunque repressa e andrebbero incoraggiati i cittadini attraverso i comitati, so che ne esistono alcuni e sono anche molto efficaci, a responsabilizzarsi per evitare che questo fenomeno dilaghi, perché spesso davvero si passeggia per le strade di Roma e si ha la sensazione di stare in un angolo sperduto del terzo mondo. Però quando questi graffiti vengono fatti nelle stazioni, nei valli ferroviari, sugli edifici di proprietà delle Ferrovie dello Stato, cioè di Trenitalia, uno si domanda per quale motivo un'azienda che oltretutto è in utile non abbia a cuore il restauro, la ristrutturazione, la pulizia dei propri beni di riferimento. Penso che vedere anche i vagoni dei treni oggetto di quelle vergognose scritte sia un grido d'allarme. Io penso che il sindaco debba aprire una vertenza nei confronti dell'amministratore delegato. Senti, scusa, di Trenitalia. Invece come far recuperare la credibilità alla macchina amministrativa dopo quello che è successo? La macchina amministrativa va motivata. Io penso che non ci sia niente di più bello che lavorare per la comunità. Questo bisognerebbe ricordarlo e sono sicuro che tutti i dipendenti capitolini siano nelle condizioni di farsi stimolare e che abbiano questo desiderio. Però ci deve essere qualcuno che ci mette la testa e che abbia lo stesso desiderio di metterci la testa in prima persona, di dimostrare amore per la città, di farsi carico dei problemi e poi di fare il gioco di squadra, chiamando a raccolta dai dirigenti, ai funzionari, ai semplici dipendenti, per fare una grande azione di risanamento della città. Vanno chiamati soprattutto i dipendenti capitolini, i vigili urbani, e vanno anche rispettati, perché i dati che ha dato Tronca sono allarmanti. Noi abbiamo purtroppo migliaia e migliaia di persone mancanti dalla pianta organica del Campidoglio. Qualcuno invece pensa che ci siano decine di migliaia di fannulloni che si girano i pollici. Bisogna ottimizzare, farli lavorare meglio, ma loro, la maggior parte di loro, sono nelle condizioni di volerlo fare, e magari cercare anche di fare un'infornata di nuovi occupati, perché i giovani sono importanti.
Noi aspettiamo Fabio Rampelli nel corso della campagna elettorale, magari insieme al capo, alla capolista Giorgia Meloni. Grazie. Rinnoviamo gli auguri. Grazie.